Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno tuo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gesù, apri le tue mani, Gesù. Dal Libro di Cielo, volume 2, capitoli 5, 6 e 7. Questa mattina seguitavo ancora il mio diletto Gesù a farsi vedere dentro il cuore mio. E vedendolo un poco più carino, fecimi coraggio e incominciai a pregarlo che non mandasse tanti castighi. E Gesù mi disse: "Che ti muove, o figlia mia, a pregarmi che non castighi le creature?" Io risposi subito, perché sono tua immagine, dovendo le creature soffrire, verresti tu stesso a soffrire. Allora Gesù, mandando un sospiro, mi disse: mi è tanto cara la carità che tu non puoi comprenderlo. La carità è semplice come l'essere mio, che sebbene è immenso, è pure semplicissimo, tanto che non c'è parte in cui non vi penetri. Così la carità, essendo semplice, si diffonde dappertutto. Non ha riguardo di nessuno, amico
o nemico, cittadino o forestiero. Tutti ama. Questa mattina Gesù, mentre si faceva vedere, io temevo ancora non fosse veramente Gesù, ma il demonio che mi volesse illudere. Dopo che ho fatto le solite proteste, Gesù mi ha detto: figlia mia, non temere che non sono il demonio. E poi quello, se parla delle virtù, è una virtù scolorita, non vera virtù. Né ha virtù di infonderla nell'anima, ma sì di solamente parlarne. E se qualche volta mostra di voler far praticare qualche poco di bene, non è un bene perseverante. E nell'atto stesso che l'anima fa quel poco di bene, l'anima è fiacca ed agitata. Solo io ho la potenza di infondermi nel cuore e di far praticare le virtù e di far soffrire con coraggio e tranquillità e con perseveranza. E poi quando mai il demonio è andato in cerca di virtù? La sua caccia sono i vizi. Perciò non temere, stai tranquilla. Questa mattina Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa e mi ha fatto vedere molta gente, tutta in discordia. Oh, quanta pena faceva Gesù! Io, vedendolo molto soffrire, l'ho pregato che versasse in me, ma siccome continuava ancora che voleva castigare il mondo, Gesù non voleva versare in me. Ma dopo averlo pregato e ripregato, per contentarmi, ha versato un poco. Indi, sollevandosi un poco, mi ha detto: la causa che il mondo si è ridotto in questo triste stato è d'aver perduta la subordinazione ai capi. E siccome il primo capo è Dio, a cui gli uomini si sono ribellati, di conseguenza è avvenuto che hanno perduto ogni soggezione e dipendenza alla Chiesa, alle leggi e a tutti gli altri che si dicono capi. Ah, figlia mia, che sarà di tanti membri infetti da questo malo esempio, dato da quegli stessi che si dicono capi, cioè da superiori, da genitori e da tanti altri? Aggiungeranno a tanto che non si riconosceranno più né genitori, né fratelli, né re, né principe. Questi membri saranno come tante vipere che a vicenda si avveleneranno. Perciò vedi quanto sono necessari i castighi in questi tempi e che la morte quasi distrugga questa razza di gente affinché quei pochi che rimarranno imparino a spese altrui ad essere umili ed obbedienti. Onde lasciami fare, non volerti opporre a farmi castigare le genti. Allora, sono tre brevi capitoli che affrontano tre importanti temi. Il primo è ancora il primato della carità e la sua importanza. Il secondo è il delicatissimo tema del discernimento degli spiriti e soprattutto la distinzione nell'anima delle operazioni divine da quelle diaboliche in base agli effetti che producono. Questa è altissima spiritualità e ascetica che Gesù, ovviamente in maniera concorde con tutta quanta la tradizione migliore dei maestri di spirito, afferma. E poi l'ultimo paragrafo, c'è qualcosa sulla possibilità, ecco, della sofferenza espiatoria. Vedremo che significa questo termine versare in me. E poi c'è anche un quadro, un'analisi approfondita di Gesù circa i mali del tempo. In questo l'ho scritto questo messaggio 20 marzo 1899, cioè 118 anni fa, non una settimana fa. E quei mali che descrive non solo che adesso sono tuttora presenti, ma sono ultra acuiti. Io mi chiedo, mi ricordo qualcosa dai libri di storia, insomma, certo la situazione del 1899 in Italia e nel mondo era abbastanza turbolenta, però quello che ricordo è che la frequenza alla vita cristiana era abbastanza assidua ancora e non era certamente ai livelli in cui stiamo adesso, cioè c'era quasi il 90% delle persone che frequentava la Santa Messa domenicale. Eppure c'è questa analisi abbastanza inquietante di Gesù sulla situazione dei mali nel suo tempo, quindi certamente tutto questo dovrà essere oggetto di profonda meditazione. Bene,
Gesù parla della carità a proposito della supplica di Luisa di non castigare l'umanità e soprattutto della motivazione con cui cerca di perorare questa sua supplica. Sono tua immagine e dovendo le creature soffrire, verresti tu stesso a soffrire. Quindi Luisa è mossa dalla carità verso le creature, ma è mossa anche dalla carità verso Gesù, che come sappiamo, e questo ricordiamolo sempre, questo lo avrebbe detto anche a Santa Faustina, Gesù non è contento di andare a distribuire in giro pene e castighi. Dio fa questo, Gesù fa questo, soltanto quando ogni altro sano e santo tentativo di portare l'uomo alla conversione, alla riflessione e ad altro fallisce. E lo fa con profondo malincuore, perché Dio non gode affatto di queste cose e soffre secondo il nostro modo di parlare, certamente, ma in qualche modo misterioso, ma certamente vero, soffre nel veder soffrire le sue creature. Noi sappiamo dalle rivelazioni della Divina Volontà che Gesù gode nel poter riversare tutto l'amore che vorrebbe sulle creature, perché è felice di vederle felice e al tempo stesso soffre nel doverle castigare, come un papà che si vede un figlio folle, fuori di testa, che non riesce in nessun modo, né con l'amore, né con le carote, né con le carezze, né con il ragionamento, né con la persuasione, a fargli desistere dalle cattive strade che percorre, ed è costretto poi a ricorrere ai castighi. Gli toglie i soldi, non lo fa uscire di casa, qualche volta dà qualche scapaccione o cose di questo genere. Cioè, queste cose che noi vediamo nella realtà umana, è chiaro che quel genitore soffre a fare queste cose, ma sta cercando di fare gli estremi tentativi per salvare quel figlio da morte sicura. Ecco, non è che Dio sia molto lontano e molto diverso, insomma, da questo, anzi, queste cose che noi viviamo in maniera così imperfetta, in Dio sono presenti con somma perfezione, no? Da questo, però, Gesù trae l'occasione per fare questa piccola lezione magistrale sulla carità. E dici: mi è tanto cara la carità che tu non puoi comprenderlo. La carità è come l'essere mio, che pur essendo immenso è semplicissimo e penetra dappertutto, no? E quindi la carità si diffonde dappertutto, ama tutti: amici, nemici, forestieri, stranieri, cittadini, tutti. Ama. Allora, questa considerazione ci dà l'occasione per puntualizzare una piccola cosa, molto importante però, che non esiste vita nella Divina Volontà se questa carità non comincia ad essere visibile e, come dire, fondata, radicata nella persona. Perché la carità è Dio, è la virtù che resterà per tutta l'eternità e chi è unito alla Divina Volontà è unito, come, cioè, è fuso con il mistero del divino amore. E quindi questo mistero del divino amore non può non viverlo, se non lo vive fuso con la divina volontà, certamente non è. Quindi un buon esame di coscienza sulla virtù teologale della carità è un ottimo strumento che ci mette al riparo da possibili illusioni. Ecco. Perché se non c'è amore ardente verso Dio e amore zelante, sincero, dolce, affabile verso il prossimo, non c'è nessuna divina volontà a cui siamo uniti e fusi. Questo dobbiamo sempre ricordarlo. Siamo al secondo capitolo, che è molto interessante e che ci consente di distinguere in modo straordinario qui, no? Quindi Luisa qui gli appare Gesù e comincia a ribellarsi, a mandarlo via nel timore che fosse la presenza del demonio, no? Atteggiamento che Dio gradisce nelle anime da lui elette, perché è sempre preferibile utilizzare una maggiore prudenza piuttosto che fare il contrario. Il discorso è molto semplice: se chi ci appare è Gesù e noi lo scacciamo, quindi con un atto di volontà, o allora ci fosse un sacerdote con un segno di croce o con l'acqua benedetta, acqua benedetta può essere usata anche da un fedele laico, tra l'altro, se è il diavolo va via, se è Gesù rimane.
non dobbiamo aver timore, insomma, di rischiare di scacciare Gesù, perché Gesù gradisce questa cosa. Certamente non gli fa nessun male, né gli reca alcun danno. Piuttosto fa male a noi, molto male a noi, il pericolo di essere ingannati. Non pensiamo subito a cose straordinarie, ricordiamo sempre il principio di fondo che le cose straordinarie hanno sempre un, direbbero i filosofi, un analogato principale nelle cose ordinarie. Quindi io posso anche discernere un'esperienza ordinaria, non lo so, la qualità, i frutti che produce in me l'ascolto di certe prediche, di certe catechesi, oppure la qualità della mia preghiera, l'autenticità della mia preghiera, in base a questi frutti che Gesù descrive. Numero 1. Il demonio a volte si traveste da angelo di luce, questo è il presupposto di queste considerazioni e anche del timore di Luisa. Presupposto che è vero, il demonio può travestirsi da angelo di luce. Lo ha sempre fatto, lo continua a fare. Però il problema è che per quanto si possa travestire, il demonio si tradisce, perché non può essere un angelo di luce. Lo può simulare e per quanto bravo e intelligente sia, la sua cattiveria è talmente grande che non può superare alcuni ostacoli. Per esempio, il demonio parla delle virtù voglia, le conosce benissimo, sa fare delle bellissime catechesi molto meglio di qualunque predicatore su tutte quante le virtù, sulle loro caratteristiche, eccetera. Però, dice Gesù, se parla delle virtù, numero uno, è una virtù scolorita, quindi non ne parla con quell'afflato, con quella devozione, con quello slancio che in chi l'ascolta fa immediatamente innamorare delle virtù, no? Ma ne parla in questi termini un po' sbiaditi, scoloriti, freddi, distanti. Chi ha avuto qualche esperienza su questo capisce subito, insomma, la differenza enorme che c'è tra queste due modalità. Ma soprattutto, dice Gesù, non ha la virtù di infonderla nell'anima. Cioè, se io sto davanti al Santissimo Sacramento e il Signore mi parla, perché è Lui che lo fa, anche se lo fai in modo ordinario, della dolcezza, per esempio, no? Comincio a pensare alla dolcezza, mi innamoro di questa virtù, comincio a pensare a quanto sono generalmente pungente, aspro nel trattare con il prossimo, e magari comincio a dire: ma Gesù, ma che brutta questa cosa qui, ma fammi essere un po' più dolce come te, e mi ricordo il passo del Vangelo, imparate da me che sono mite ed umile di cuore, queste robe qui. Se la preghiera è autentica, quando io esco da questa preghiera, non dico che divento subito un angioletto, però mi accorgo se è stata un'esperienza, ripeto, autentica e non velleitarie considerazioni o illusioni spirituali, che non dico che sono diventato un angioletto, ripeto, ma sicuramente un po' meno ascaro ci sono, un po' meno aspro, un po' meno iracondo, un po' meno irascibile. Perché? Perché il contatto con Gesù Eucaristia, quando Lui, per sua grazia, si degna di darmi qualche buona ispirazione, di parlare alla mia anima, per esempio di qualche virtù, produce, certamente se io vivo bene la preghiera, se sono raccolto, se sono attento, se sono staccato dalle distrazioni, da tutti quanti, le cose che ovviamente sono necessarie quando si parla di attività ordinaria della grazia, lo vivrò. Comincerò a viverlo un po' di più, non con la massima perfezione, come quando si tratta di cose soprannaturali, ma lo vivrò. E questo il demonio non lo sa fare. Quindi il discernimento da un'esperienza più in generale, non autentica di Dio, da un'esperienza non autentica di Dio, quindi taroccata, anche se sembra buona, è: ma la mia vita sta cambiando in meglio oppure no? Capite? Questo è un criterio di discernimento assolutamente infallibile. Perché il demonio non è un pazzo, d'accordo, che va, come dice, a infondere le virtù, a parte che non è capace, ma neanche spinge la persona a praticarla. La sua caccia sono i vizi, dice Gesù, non le virtù. Per cui se tu hai vissuto un'esperienza, non lo so, un'esperienza spirituale, un'esperienza in un gruppo ecclesiale, un'esperienza con un
come no, con un padre spirituale, chi ti pare, d'accordo? Vuole vedere se questa è un'esperienza che viene da Dio? Qua, o, attenzione, se l'hai vissuta bene, perché può darsi che un'esperienza venga da Dio, ma tu la vivi malamente, cioè purtroppo con la volontà umana alteri, strumentalizzi, distruggi e sporchi. Allora, guarda i frutti della tua vita. Gesù, questa è logica evangelica, no? Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Si riconosce l'albero dai suoi frutti. C'è la carità dentro di te, ci sono un po' di virtù cristiane che quando hai cominciato questo tuo cammino, qualunque esso sia, non avevi, o sì peggio di prima. Perché se sì peggio di prima sono due le cose, che o il cammino è taroccato, quindi è un inganno del demonio, oppure tu lo stai facendo con non buone intenzioni. E anche qui si cominci bene l'esame di coscienza. A volte il demonio per portare fuori strada la persona magari gli ispira, gli suggerisce di fare qualche cosa di buono all'anima. Se qualche volta mostra di voler far praticare qualche poco di bene, dice Gesù. Però qual è l'altra circostanza in cui casca l'asino? Si tratta di un bene uno non perseverante. Oh, quante volte, insomma, le anime, ne ho parlato tante volte. Ecco, si gli prende la botta da santo, mi si perdoni questa espressione un po' sarcastica, e un giorno uno, fanno tutti i colori, messe, cose, rosari, impicci, un giorno dopo è già finito tutto quanto. Questa non è roba che viene da Dio. Questa è come dire, illusione spirituale o è semplicemente entusiasmo spirituale che, per carità, a volte può anche essere legittimo se uno ha vissuto qualche bella esperienza, ma non ha niente di soprannaturale, è esperienza umana, e a che punto poi decade appena la persona, ahimè, cessa da questa situazione, diciamo così, di benessere anche spirituale e contingente, però, no? E quel poco di bene che fa, aggiunge Gesù, l'anima è fiacca ed agitata, cioè il bene che viene ispirato dall'alto è un bene fervoroso, cioè la persona lo fa volentieri, lo fa con gioia, lo fa con zero, non lo fa con fiacchezza, come se stesse a fare un favore al Padre Eterno, né tantomeno avverte nel cuore, sia in sé sia nell'operare il bene, nessuna forma di agitazione. L'agitazione e il turbamento dobbiamo essere proprio certissimi che non vengono mai e in nessun modo da Dio, qualunque sia la forma, il colore, la motivazione, la circostanza con cui si affacciano la nostra anima. Questa è proprio un'equazione matematica di secondo grado, d'accordo? Quindi x uguale sicuramente questo, d'accordo? Cioè non è possibile che alcuna forma, anche minima, di turbamento venga da Dio. Punto. Quindi le opere divine, concludiamo questa seconda parte, come si riconoscono? Solo io ho la potenza di infondermi nel cuore e di far praticare le virtù. Cioè, se tu vedi che cominci a praticare alcune virtù, sii certo che è Gesù che sta operando nella tua anima. E la seconda cosa, far soffrire con coraggio, tranquillità e perseveranza. Quindi il nostro rapporto con la croce, con la tribolazione, com'è? Se io sono insofferente ad ogni minima forma di dolore, questa non è roba che viene da Dio, questa roba viene dal diavolo. Soffrire con coraggio, tranquillità e perseveranza. L'ultimo punto da meditare è questo discorso di Gesù, dove non parla tanto dei castighi, ma mostra le cause che attirano i castighi di Dio sull'umanità. Anche qui Luisa chiede a Gesù di versare in lui, non specifica altro. Questo versamento può essere di due tipi. C'è un'espressione tecnica, nel senso che si chiama espressione tecnica perché rifacente si è un'esperienza del tutto singolare vissuta da Luisa, che è questa. Cioè Gesù a volte gli compariva e aveva in bocca un liquido amarissimo, proprio nella sua bocca reale, e poggiando le labbra sulle labbra di Luisa, riversava materialmente
questa bevanda assolutamente amarissima e disgustosissima nella bocca di Luisa. E la spiegazione che Gesù dà di questo era: bene, se io verso questa immensa amarezza che provocano in me i peccati degli uomini, in quest'anima vittima che se la prende per sé, offre e ripara, io aspetto, risparmio di mandare i castighi su questa situazione che sarebbero meritati, perché è l'amore di questa creatura che si riprende su di sé e continua ad impetrare pazienza e misericordia. Questa è l'interpretazione più probabile, perché ci sono diversi passi degli scritti, li ho letti io, chi li legge lo troverà, dove viene proprio rappresentato questo fenomeno del tutto peculiare. Oppure, più genericamente, versare in lui può significare, questo è un comportamento tipico e conosciuto in letteratura da parte delle anime vittime: sebbene Gesù mandali a me un pochino di sofferenze, quindi versa in me e le esigenze della tua giustizia, e agli altri usa misericordia. Ecco, quindi non è che la sostanza cambi, d'accordo? Si tratta sempre di un'anima che per amore e con amore, offertasi vittima a Gesù, si mette, come Santa Veronica Giuliana diceva, come mezzana, era un'espressione sua tipica, tra l'umanità e la divina giustizia. Quindi dice: no, ci penso io, mandali su di me i flagelli che gli uomini meritano, no? E questo immaginiamo, insomma, quale esercizio sublime ed eroico è della virtù della carità, no? Però Gesù, nonostante le preghiere continuate, dice: Luisa, riversa soltanto un poco in lei. Quindi non addiviene alla risoluzione di dire: bene, sospendiamo del tutto, mitighiamo. Questo è l'effetto dell'azione di Luisa. E poi spiego una cosa fondamentale, che indirettamente ci riporta ancora una volta all'importanza della virtù dell'obbedienza. Se il mondo si è ridotto in questo triste stato per aver perduto la subordinazione ai capi. E chi è il capo? Chi è il capo per antonomasia? Il capo è Dio. Quindi, dalla ribellione a Dio, quindi dal non voler riconoscere Dio come Dio, dipende come prima conseguenza la ribellione e la perdita di successione e dipendenza dalla Chiesa. Oggi viviamo in un contesto storico molto, molto diverso da quello del 1899, quando ancora i ministri sacri erano comunque delle autorità, cioè non c'era difficoltà, cioè uno poteva disobbedire a un ministro sacro, ma nessuno gli misconosceva una autorità spirituale universalmente riconosciuta, insomma, un ruolo fondante nell'umana società. Oggi non è più così. Oggi i ministri di Dio purtroppo devono barcamenarsi, sono posti sotto tiro e se la devono conquistare la fiducia e l'autorevolezza presso gli uomini, altrimenti si rifila nessuno, solo si rifila nessuno. Vengono bistrattati, maltrattati, fatti oggetto, insomma, di critiche, di calunnie a volte, di facili chiacchiere, di contestazioni, di derisioni, eccetera. Questo è il contesto in cui oggi viviamo, no? Ecco però perché anche i ministri sacri oggi a priori vengono trattati in questo modo, non c'è più nessun senso. Non è che dico Cicero pro domo suo, nessuno pensi che sto facendo una arringa per me o per la mia categoria, no? Sono dati oggettivi, c'è cioè un ministro di Dio, un rappresentante di Dio sulla terra. E Gesù ha detto: attenzione, come trattate loro, trattate me. Cioè, le cose fatte a un ministro di Dio, degno o indegno che sia, Dio le reputa come fatte a lui, sono cose gravissime in se stesso. E lo dico non perché io sono un prete, ma lo dico per la formazione delle coscienze, cioè è una cosa estremamente grave. Ribellarsi, contestare, calunniare, sparlare di un ministro di Dio. Oggi viene fatto con estrema leggerezza, ma vengono fatti con estrema leggerezza anche orribili peccati impuri che portano diritti all'inferno, per cui bisogna fare molta attenzione, no? E ancora, subordinatamente, terzo livello, la ribellione alle leggi e a tutti gli altri che si dicono capi. Perché anche le leggi dello Stato
certo entro i limiti della loro giustizia, questo la Chiesa l'ha sempre insegnato, cioè nessuno sarebbe tenuto, cioè nessuno ha giustificato, per farvi capire, per il fatto che la legge dello Stato consente l'aborto ad abortire. Ecco, quindi le leggi dello Stato sono da obbedire, sono da considerare come bussola per la vita, nella misura in cui non contraddicono frontalmente la legge naturale, che per la Santa Chiesa Cattolica, ma non per la Santa Chiesa Cattolica, la Santa Chiesa Cattolica riconosce un dato di fatto, cioè che per Dio rimane la norma base, tu non puoi e non devi andare contro la legge naturale. Guardate che anche il divorzio, tanto per aprire una parentesi, non va contro la disciplina sacramentale del sacramento del matrimonio, ma va contro la legge naturale, perché quando Gesù parla del divorzio non dice: io adesso istituisco il sacramento del matrimonio, quindi guai a chi scioglie ciò che Dio ha unito. No, no, quando parla del matrimonio, nella polemica con i farisei, il capitolo 19 del Vangelo di Matteo, dice: state attenti che da principio non fu così. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e diventeranno una carne sola. Gesù riporta il tutto al progetto di Dio sul consorzio umano, cioè a quello che avrebbe dovuto essere il rapporto tra un uomo e una donna, una famiglia, secondo i suoi voleri. D'accordo? Un legame unico e indissolubile, a prescindere dal sigillo sacramentale. Quindi, ecco, però, perché sono state fatte leggi inique? E sono inique, anche se qualcuno può storcere la bocca, d'accordo? E che li considera diritti e grandi progressi di civiltà. Perché? Perché c'è stata la ribellione a Dio, subordinatamente la ribellione alla Chiesa, e infine faccio come mi pare. Ma oggi, qual è il punto d'onore delle società contemporanee? La famosa, la tanto sbandierata laicità. Quindi sono io il referente autonomo e autoreferenziale del mio ordinamento, non riconosco niente a nessuno, nessuno deve metterci bocca. Capite? Questa è una cosa di cui bisogna prendere atto, d'accordo, da un punto di vista di fenomeno culturale e anche giuridico, ma che questa sia la volontà di Dio, ce lo scordiamo proprio, d'accordo? Non è volontà di Dio che le cose stiano così, non lo è. Ecco, è chiaro che se sta a libero arbitrio, tutti quanti sono, come dire, hanno la possibilità, fino a quando Dio ce lo consente, di schierarsi contro la divina volontà, ma questa non è volontà di Dio. E allora Gesù spiega, dico, guarda, che giungeranno che non si conosceranno più genitori, fratelli, re, si morderanno a vicenda come vipere. È quello che stiamo vedendo tutti i giorni e che è sotto gli occhi di tutti. Allora, la domanda è questa qui, no? Perché uno può scandalizzarsi delle parole che Gesù dice. Che cosa dobbiamo fare dinanzi a questa situazione? Adesso oggi qui tutti quanti c'hanno tutte quante le ricette, c'è chi semina, come dire, spiriti di ribellione, facciamo la rivoluzione, facciamo la rivolta anche dentro la Chiesa, ribelliamoci a situazioni di prevaricazione vere o presunte, ma è questo quello che si fa? È questo quello che Gesù ha insegnato nel Vangelo? È questo? Assolutamente no, giusto? Non è questo, Gesù non ha insegnato la rivoluzione nel Vangelo, non ha insegnato la contestazione nel Vangelo. Nessuno pensi queste robe qui, eh? E allora che si fa? E allora bisogna, cioè, come si torna indietro da certe questioni? Io ricordo qualcuno che in Italia ha provato a dire a mezza parola, mezza bocca: forse sarebbe il caso di rivedere un pochino la legge 194, è stato immediatamente distrutto da un punto di vista politico. D'accordo? Allora, lasciamo la legge 194 così, nel senso che ci sono centinaia di migliaia di ragazzini che ogni anno vengono ammazzati, senza che nessuno possa dire ah, cioè con un delitto che, come San Giovanni Paolo II ha sancito nell'Evangelium Vitae, grida vendetta al cospetto di Dio, è una cosa gravissima, un abominevole delitto. Cioè, non, che cosa possiamo farci? Umanamente parlando, che cosa possiamo farci adesso? Se qualcuno lo sa, alzi la mano, così in tante altre situazioni, che cosa ci si può fare? Vuoi fare la rivoluzione? Che vuoi fare? Vuoi fare colpo di Stato? Vuoi andare a ammazzare il Presidente della Repubblica? Non lo so, che cosa vuole fare uno?
Ci deve mettere le mani il nostro Signore. Come se le metterà le mani il nostro Signore? Non lo sappiamo. D'accordo? Speriamo che riesca a far, come dire, riflettere, ragionare le grandi autorità, ma capite che è una cosa che realisticamente non appare come possibile. E allora che cosa succede? Continueremo a lasciare per altri millenni gli aborti legalizzati? Continueremo a fare queste carneficine? È chiaro che il nostro Signore a un certo punto dovrà trovare il modo per mettere punto a questa situazione. Potrebbe essere un modo indolore? È certo che potrebbe essere un modo indolore. Perché falliti le possibilità di far riflettere l'essere umano, Dio si inventerà qualcosa? Perché una tale produzione continua di male fatta dalla società produce morte e ingrassa il demonio, non soltanto perché porta tante anime all'inferno, ma anche perché gli dà tanto di quel potere su questa terra che fa diventare la terra un ammorbamento, un fetore insopportabile, quella terra che Dio stesso ha creato e dove ci stanno delle anime che Dio vuole salvare e non può lasciare in questo modo. Capito? Allora, se uno la vede in questo modo, non è che pensa che Dio è cattivo, o Dio si vendica, o Dio è spietato, o cose di questo genere. Capite? Ma Dio non può, e già per quanto mi riguarda, io vedendo tante cose, mi chiedo, e questa è una considerazione mia personale, non solo da prete, ma proprio da cristiano, da discepolo di Gesù, dico, ma quanta pazienza c'hai per tutto quello che ormai gli stiamo facendo vedere da 50 anni a sta parte, eh? Diciamo che il 68 è un anno un pochino clou, siamo nel 2017. So quanto l'anno prossimo sono 50 anni sono, e ne ha viste veramente da tutti i colori e continua ad avere pazienza. Grazie Signore che c'è ancora pazienza, ma fino a quando durerà sta giostra? Mi chiedo io, no? Non che voglia invocare qualcosa, ma stiamo provocando in continuazione, sfidando in continuazione la sua bontà. Quindi nessuno stupore dinanzi a queste considerazioni, ma semplicemente prendere atto che qualora dovessero arrivare guai, sono cose che ci siamo andati a cercare noi e solo noi con il lanternino. E inevitabilmente a un certo punto ci si ritorcono contro. O Divina Maria, tu sei la nostra maestra, anzitutto di carità, tu sei, ecco, un aiuto immenso nel discernimento, anche la tua presenza produce gli stessi identici effetti di quella autentica di Gesù e gli stessi criteri di valutazione sono criteri di discernimento anche dell'autenticità della devozione verso di te. Tu sei colei che da sempre, ecco, in primis, in prima linea, si è messa come mezzana tra le esigenze della divina giustizia e noi peccatori. Già dalla saletta, no? Non riesco più a fermare il braccio di mio figlio. Anche il famoso terzo segreto di Fatima, no? Ecco, l'angelo che gridava penitenza, penitenza, penitenza e mandava il fuoco sulla terra e la tua mano alzata che deviava quel fuoco, no? Questo perché la tua materna bontà cerca di operare e continua a fare il possibile perché le anime con le buone, con l'amore, con la riflessione siano toccate e mosse a conversione. Insegnaci a fare altrettanto e anzitutto a convertirci noi, perché possiamo affrettare il regno del Fiat sulla terra e non provocare
la pazienza divina, ed anche ad essere sempre intercessori di misericordia per gli uomini, perché gli sia concesso dal cielo il tempo e la grazia di pentirsi, di cambiare rotta, prima di doversela vedere poi con gli strali della divina giustizia, con la quale non si scherza, come tu ben sai, anche se non ne hai, e noi ci rallegriamo di questo, mai in qualche modo percepito nessun tipo di affetto per la tua perfezione assoluta. Aiutaci in questo e sii sempre sollecito e solerte nell'operarti, nell'operare e ad operarti per la nostra salvezza e per ottenere misericordia. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.